Sorge il sole sul mondo di Mindtest e noi ci prepariamo a salutarlo per sempre per andare in miniera. Ehi la ciurma, io sono Alzetessa e benvenuti in questo nuovo episodio di Mindtest Ita. Episodio minieroso, come effettivamente era necessario, perché stiamo iniziando a terminare un pochettino i materiali, soprattutto il ferro e il farro. No, il ferro in particolare, e poi anche un po' di bronzo servirebbe. Prospector, direi che non è necessario perché ci conviene andare a scavare proprio con ignoranza, perché mi sa che ferro ce n'è praticamente ovunque. Sì, direi che può avere molto senso. Allora, queste sono le zone in cui abbiamo scavato per cercare i diamanti. Allora io farei che, visto che abbiamo andiamo di qua. No, ho dimenticato di cambiare opzione. 3x3. Vai. Qui no, uno solo e eccoci qui, così vediamo se per caso troviamo qualcosa di interessante. Niente di interessante, niente di interessante. Del carbone, del ferro. Ottimo. Qua del ferro lo prendiamo molto volentieri. Altro ferro, altro ferro. Del mithril che serve sempre, lascia stare. Ok. Continuiamo un po' a vedere che cosa succede, se non succede. Quello è del silver. Silver ci serve. Non ho mai capito perché il silver e la tin abbiano la texture così simile. Tipo questo, che cos'è? Tin non ci serve. Cosa c'era qua di... Ah, ho scavato forse per qualche minerale. Del carbone, il carbone non dovrebbe servirci ora come ora. Poi comunque scavando così dovremmo trovarne a sufficienza per quello che ci serve. Allora, questo lo prendiamo. Dammelo. Copper lo prendiamo. Andiamo. Sta laggando, oddio. Non sta succedendo niente. Boh, si era buggato quel blocco probabilmente. Vediamo se adesso... Ok, basta. Mi era mai successo sta roba qua? Non mi era davvero mai successa. Molto strano. Mi sa che dovremmo farcene un altro di Diamond Drill, perché abbiamo già praticamente finito tutto un Diamond Drill. Ah, qua ci sono dei diamanti, ottima cosa. Altri diamanti, ottimo. Del ferro, guardate che bel ferro. Del copper. È di nuovo buggato. Sì, chissà come mai si bugga ogni tanto così in questo modo indecente. Ci stiamo lasciando qualcosa indietro o no? Ah, sì, stiamo lasciando del copper qui per terra. Prendiamo anche questo perché ci servirà assolutamente. Oh là là. Nel frattempo vi racconterò di quanto sono contento di come effettivamente stia andando il canale. Abbiamo passato da poco i 400 iscritti domenica scorsa e sono molto contento di ciò, anche perché ho scoperto il fenomeno delle live e mi sta piacendo il mondo delle live. Purtroppo riesco per ora a fornire poca qualità allo stream, nel senso che la mia linea telefonica è quel che è. Però devo dire che sono molto soddisfatto di come stanno andando, perché appunto abbiamo incontrato gente nuova che è entrata anche nella ciurma e qualcuno è venuto anche a chiacchierare nel mercoledì Discord. Molto bellino, sono stato davvero molto soddisfatto. Per ora abbiamo fatto delle live di Euro Truck Simulator 2 e... Ma prendiamo un po' di carbone, ci può stare, dai.
American Truck Simulator una volta e una volta Mountain Blade. Vorrei vedere se per caso sia possibile fare qualcosina di più variato, magari. Ma si vedrà adesso anche con il futuro, che cosa succede, che cosa non succede, insomma, così e cosa. Andiamo di qua, vediamo se per caso troviamo qualcosa con il piccone, altrimenti niente. Torniamo in superficie. E tra l'altro sono molto contento allo stesso modo della serie di Expeditions Conquistador. Per ora non ha avuto un esagerato successo, ma è difficile che qualcosa abbia un esagerato successo subito appena caricato, però un moderato successo sì. Io sono molto contento di quel gioco perché mi sta piacendo davvero un sacco. Tra l'altro ho visto stamattina un articolo in cui dicevano che è il quinto dei 15 giochi più belli degli ultimi 5 anni. Gli ultimi giochi di ruolo più belli degli ultimi 5 anni e sono davvero molto contento perché ne sono usciti anche parecchi di giochi di ruolo. Però effettivamente come Expeditions Conquistador pochi credo, perché davvero ha un sacco di qualità, è studiato benissimo ed è anche molto strategico, una cosa che a me piace molto, cioè la componente strategica nei giochi di ruolo è proprio bella perché ti è... Non lo so, unisce due dei miei generi preferiti, che sono il gioco di ruolo, appunto, e lo strategico. Mannaggia la miseria, questi che continuano a far rumori fuori. Spero che non si senta troppo come... Abbiamo finito! Ma porca la miseria! Uno non può neanche lavorare in santa pace, studiare, giocare, ma... Oh, questi devono sempre rompere cose, spaccare case, io non lo so. Da quando sono qua, 6 anni... Sempre ce n'è uno, o che spaccano dietro, o che spaccano davanti, o quello che urla, o l'altro che... Non parlo che meglio. Del mese! LOL! Quindi sono andato super lontano per trovare così tanto mese. Cioè per trovare del mese, perché l'avevo passato tutti con il prospector, questi affari qua. Sono più di una ventina di blocchi di distanza. Prendiamo qua, prendiamo qua, prendiamo qua, prendiamo qua, prendiamo qua. Quanto mese? A parte che non è che mi serva così tanto il mese, anche perché già ce ne ho in abbondanza su con la farm, però non fa mai male, ecco, diciamo. Un po' di ferro, che anche questo serve, cioè serve tanto il ferro, più che altro perché se ne è scesi principalmente per quella ragione là. Perché le farm hanno davvero... Costruire quelle farm hanno davvero richiesto tantissimo ferro e quindi ora è necessario raccoglierne un po'. Sarebbe interessante pensare a fare di nuovo il quarry come era stato in passato, solo che davvero è un lavoro colossale quello di fare il quarry, quindi sinceramente non riesco ad avere tanta voglia di pensarci, di mettermi su a... Scusate, a mettere su di nuovo tutto quell'impianto elettrico enorme, avevo anche dovuto modificare la tecnica in modo che avesse abbastanza energia da un impianto elettrico di geothermal generator. Tremendo, tremendo. Era stato un lavoro infinito, anche perché i geothermal generator hanno bisogno di tutto di quella lava, di tutta quell'acqua. Non so con che pazienza, con che voglia mi sono messo a farlo. Ah, tra l'altro, ecco, mi sovviene di un discorso che mi aveva scritto forse commentatore video in qualche commento, qualche video fa, adesso non mi ricordo più. Dei frame, degli item frame. Vedere un attimo come... Ce l'abbiamo gli item frame? Sì, ce l'abbiamo a modo degli item frame. Potrei effettivamente metterli per le ceste. Questa può essere una buona idea per organizzare un pochettino meglio tutte le cose. Perché davvero inizia a esserci un po' di confusione su. E ci sono davvero un sacco di ceste e non so bene come gestire tutta questa roba. E degli item frame potrebbero essere davvero molto utili. Allora, stiamo consumando un piccone in pratica a forza di andare in profondità.
Chissà quanto abbiamo trovato di ferro. Adesso diamo un'occhiata a quanto ferro abbiamo preso. Spero almeno un mezzo stack, da averne uno stack su. Cos'è questo? Silver, tin, zinco. Zinco non ci serve così tanto. Dell'altro mithril. Il Mithril ci serve per il mining drill, che effettivamente potrei valutare di farne un secondo, ecco, visto che si scaricano così in fretta, e fare magari dei battery pack come era. Cosa stavo guardando? Ah sì, abbiamo un mezzo stack. Giusto un mezzo stack, non è che abbiamo scavato poi così tanto. Ad avere un altro mining drill non sarebbe male, mettere magari più così, più batterie. Come si ragionava un tempo, ci va davvero tanto tempo per fare tante batterie. Perché davvero richiedono un'eternità di risorse. E un crafting lunghissimo quello delle batterie, tra l'altro. È uno dei crafting più tremendi che io abbia mai avuto. E in più le pile non sono staccabili ed è un macello enorme. E il peggiore in assoluto credo che sia le batterie, quelle di high voltage. Perché quello là davvero devi fare i medium voltage che devi fare i low voltage. Quindi è tremendo, terribile proprio. Una cosa. È un pugno in un occhio. Si sta rompendo anche il piccone. Vediamo allora di raccogliere ancora un po' di ferro. Prima di perdere il piccone. Un po' di copper che serve. Dai, prendiamo della tin visto che dobbiamo costruire quelle pile. A parte che su di tin ne avremo quintali. Questo è silver? Sì. Il silver in realtà non serve a tantissime cose, ma serve per fare le ceste, è indispensabile per fare le ceste d'oro. E quindi. Ah, tra l'altro, tra un episodio e l'altro, mi pare di aver fatto una cesta d'oro che però voi non avete visto. Per contenere meglio degli affari, forse è una parte della tecnologia. Ma adesso che arriviamo su ve la faccio vedere. Finiamo sto piccone, poi torniamo su, che un po' di mining l'abbiamo fatto, un po' di mining violento. Ci siamo quasi, non lo voglio rompere perché così almeno posso ripararlo. A parte che di diamanti ne abbiamo trovati, quindi non è gravissimo. C'è per caso dell'altro mese là sopra? Sì, allora finiamo giusto di prendere quel mese. Speriamo che duri abbastanza per prendere il mese. Sì, a posto. Ok, direi che possiamo tornare indietro. Cos'era del ferro? Sì, abbiamo perso del ferro qua. Del ferro qua. Wow, cos'è tutto sto ferro? Ho paura di rompere il piccone però adesso. No, ok, dovremmo. Wow, altro ferro. Cambiamo piccone però perché ho paura davvero che mi si rompa. Se si rompe devo sostituirlo con i diamanti che ho appena raccolto, quindi anche no, magari. Corriamo, ma non troppo veloce perché così almeno possiamo controllare se per caso c'è qualche ferro. Beh, controllare in realtà, dare un'occhiata estremamente rapida per vedere se c'è dell'altro ferro che abbiamo abbandonato per strada. E qualcuno me lo sarò perso di sicuro. Mettiamo un blocco qua per dire che siamo passati. Oh, poi. Ok. Vabbè, qua blocchiamo anche in questo modo per far vedere che siamo stati anche là. Ottimo. Mo' torniamo su al piano terra. Dobbiamo mettere tutto qua fandosi. Allora, mettiamo questo 4 volte. 5, 6, dai, facciamo 6 cose dovrebbero servirci. Lascio un attimo che si scarichi questo perché. Quanto cavolo di tempo ci mette a caricarlo? Ma. Boh, vabbè, metto questo qua. Questo si sta riparando, almeno funziona? Sì, ok.
Molto lento ma funziona. Andiamo a dormire, va, che è meglio. Infatti lo dicevo che non avremmo visto la luce del sole di quella giornata, e infatti così non è successo. Cioè così è successo che non l'abbiamo vista. Ecco qua, questa cesta l'ho fatta d'oro, perché nella parte qua dei materiali tecnologici c'era davvero poco spazio ormai, quindi ho detto meglio crearci un po' di spazio, e direi che effettivamente potrei anche valutare l'opzione di... Devo farmi due torce. L'opzione di... Che opzione? Di trasformarle tutte in ceste di Mithril, o... no, Mithril mi pare che siano le ceste superpower. Abbiamo 41 pezzi di Mithril che potrebbero permetterci 41 diviso 8, sono 8 pezzi anche per quella di Mithril. Chest. Sono 8 pezzi, sì. Sono 8 pezzi, quindi 32 sono 4, 40 sono 5, quindi sarebbero 5 chest. Ce ne resterebbe una ancora non di cosa. Ah, però ne abbiamo qua 8. Quindi sì, se facessimo, potremmo convertirle tutte di Mithril. Che non sarebbe male come cosa, così non avremmo mai più problemi in pratica. Non è male come idea. Ah, i diamanti però posso metterli a posto perché questi non sono da grindare. Mettiamo anche su un attimo a posto la... Supply 1200. Sotto, forse sarebbe comodo sotto mettere degli altri generator in modo che possa fare più cose contemporaneamente. Com'è che si facevano già i generator? Generator. Ah, si facevano con questo, che si faceva con quella roba là. Sono lunghi effettivamente da fare. Sono lunghi, però mi sa che al prossimo episodio dovremmo potenziare un po' il nostro sistema elettrico qua, perché cioè, non è possibile che mi si scarichi tutto solo perché sta riparando un piccone. Ok, che lo sta riparando del tutto, però porca la miseria. 3500 ci chiede, noi abbiamo 1200 perché fanno 600 l'uno. Beh, intanto possiamo... Visto che abbiamo del... coso sfuso qua. Facciamo anche mettere un paio di botticine anche qua, così a 1800 è già meglio. E dovremmo metterne 6. Farne altri 4 sotto. Prima non aveva senso perché avevamo le coltivazioni separate, ma adesso invece ha senso. Cioè, avevamo il fatto che andassero automaticamente a bruciare. Ora invece ha senso perché glielo mandiamo con il bottone, e quindi direi che ha decisamente senso il fatto di poter avere tanti generatori, perché tanto produciamo tanto mais e quindi ha senso avere tanti generatori perché possiamo riempirli tutti insieme, ecco. Ah, ok, questo è finito, è a posto, lo mettiamo nello zaino così almeno non ci pensiamo più, e metterei a bruciare la roba a sto punto. A grindare più che altro. Ah, avevo della roba qua, della stone. Inizierei da quelli piccini, questo. Così magari posso fare anche l'upgrade delle chest nel frattempo, prima del prossimo episodio, o farlo nel prossimo episodio, non lo so. E quanto richiede quello? Richiede tanto. No, 4,50. Il problema è quando c'è questo a caricare o quando c'è questo a riparare. Perché se c'è 4,50 non è un problema il grinder, cioè il grinder richiede poca energia. Il discorso è su più quei due macchinari, appunto, quando devi ricaricare il mining drill oppure il prospector, che sei un po' nei guai perché consumi 40 triliardi di energia, e quando ripari degli oggetti là. Però effettivamente se mettessimo più battery box potrei valutare l'opzione di mettere più grinder. Fare magari una zona molto più ben strutturata, ecco, con tutta la roba.
Al posto qua era tutta addossata là, a fare proprio una zona di trattamento degli affari qua, tutto pieno di cavi. Si può aver senso fare una zona di battery box qua, tipo un 3x3, 9 battery box, non lo so, forse è esagerato 9 battery box, però lascia stare, che comunque vanno. Tipo 3 fornaci, 3 grinder, 3 alloy furn. No, vabbè, questi qua posso lasciarli così. Alloy furnace, extractor e compressor. E magari 3 tool workshop. Così posso riparare più oggetti contemporaneamente, anche se fosse necessario. È vero che 3 tool workshop, sì, tool workshop insieme consumerebbero un sacco di energia, però se ho un 9 battery box posso ben farlo abbastanza tranquillamente. Ecco, anche se me ne ciuccia 3 completamente, ce ne sono comunque altri che possono fornire elettricità e quindi ha senso. L'unica cosa sarebbe da mettere questo prima, quindi lasciare tipo la switching station qua e poi iniziare a costruire una zona qua. Diventerebbe forse un po' ingombrante, perché sarebbe un po' in mezzo alla stanza. Oppure fare una parte esterna, non lo so. Voi cosa ne dite? O spostare il piano di sopra. È però un casino spostare il piano di sopra perché devo spostare tutti i cavi sopra. E in più ogni volta che dobbiamo fare qualcosa salire di sopra. No, no, è un macello. È un macello, è un macello. Piuttosto tolgo questa porta e si esce da un altro lato. No, però le quattro porte mi piacevano, questo fatto di essere circolare. Ma vediamo quanto spazio abbiamo. Allora, se facciamo un 3x3, arrivano fino a qua. Poi mettiamo. Possiamo fare una fila di 3 qua. 3 fornaci. 3 grinder. Quel trio là. E mettiamo tipo qua. I 3 tool workshop. No, occupa molto più spazio, però secondo me in questo quarto qua ci sta. In quel quarto là ci sta. Può essere una buona idea. Fatemi sapere poi cosa ne pensate voi nei commenti. Potenziare un po' tutto. Non lo porterei ad high voltage, più che altro perché manca un sacco di macchinari per la high voltage. Cioè, manca tutto. C'è il generatore, c'è il QR, il pannello solare, la batteria. E il campo di forza, che però non ha senso perché tanto qui non abbiamo nessun problema da quel punto di vista. Adesso direi che per questo episodio può essere anche abbastanza tutto. Adesso abbiamo domanda, cioè più richiesta che non do più. Insomma, fornisce di più supply. Allora ho messo a caricare l'altro affare qua, così magari riesce a sfruttare l'energia che sta producendo in più. Detto questo, io vi invito come al solito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto, lasciare un commento qui sotto per discutere appunto un po' della questione dell'energia. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.